ti chiedo subito se in questa settimana hai visto un po' gli spauracchi della scorsa stagione, quando a un certo punto non avevi più attaccanti, per farti raccontare un po' insomma, qual è la situazione a livello di infortunati, come l'hai preparata con questi dubbi, con queste incertezze, queste valutazioni da fare. No, spauracchi no, però un momentino, una contra la stiamo facendo. Fortunatamente un paio di situazioni si sono risolte, non tutte di davanti, però ci siamo. E se guardo indietro, quella è stata anche una risorsa alla fine di trovare motivazioni anche in queste situazioni che ne ho in più per portare una prestazione importante come ci serve domani. Chi possiamo considerare arruolabile da più o meno? Diciamo che rimane fuori Bonfanti, che non è nemmeno nei convocati, gli altri sono convocati. E chiedo questo, settimana scorsa fuori dei microfoni parlavamo di un modo anche si era atteggiato, che si era adattato, scusa, al Pisa in certi momenti della partita, a livello di nervosismo, di sfoga agonistica. Questo è un errore da non commettere domani, perché immagino che loro verranno altrettanto vogliosi di fare una partita carica, visto anche l'ambiente, visto anche il momento del periodo. No, per il carico dobbiamo fare noi, giochiamo in casa con i nostri tifosi, abbiamo i nostri bisogni di fare punti, la volontà di fare punti. E quindi per la bella giusta carica ci serve noi. La risposta è, non voglio tornare indietro, ma solo alla domanda rispondo. Gli ultimi 15 minuti abbiamo perso degli equilibri per la tensione. Da 2-1 poi, mancava 15 minuti e 75esimo. Per 75 minuti hanno fatto decisamente bene, non c'era né tensione, non c'era nulla, c'era tensione calcistica giusta per fare una grande prestazione come ci serviva a Pisa da fare, una buona prestazione. Penso che alla fine, se non sull'episodio sul calcio d'angolo che ha cambiato poi gli ultimi 15 minuti di gara, sia stata fatta la gara positiva. Chiudo questo, avrei voluto chiedere cosa pensi del VAR in generale, non legato alla partita di Pisa, quindi ti chiedo la tua valutazione sul episodio di No, quest'anno, che è la vabbè, prima volta. ma io dico che è decisamente una cosa positiva, positiva. Qualcosa si continua ancora a sbagliare, come riferisco noi, è un campo internazionale, quindi nazionale e internazionale. E qualche volta per direttive, qualche volta per valutazioni, da quando usarlo, se usarlo o non usarlo, come usarlo. Però sinceramente è stata una grande e bella novità. Si è ridotto il margine di errori in maniera considerevole, quindi io sono decisamente favorevole al Hai fede? Buongiorno mister, le chiedevo che Palermo si aspetta domani, visto che sulla carta sembra un avversario in difficoltà, ma naturalmente non è da sottovalutare, che Modena servirà per ottenere insomma un risultato positivo. Ma decisamente il miglior Modena. Modena è importante, Modena che gioca con tanta determinazione, tanta cattiveria e tanta fiducia in quello che va a fare, dentro la consapevolezza di quell'umiltà che ci sarà anche da soffrire di fronte a una squadra molto buona, con giocatori molto importanti. Chi conosce non solo la categoria, molti hanno giocato in categoria superiore, e quindi è una squadra non da sottovalutare, c'è cioè nessuno da sottovalutare, da prendere veramente con grande concentrazione. Possiamo sbagliare nulla. È una squadra che gioca bene, gioca calcio di contropiede micidiale, deve stare attentissimi a sbagliare veramente molto poco, deve fare una prestazione importante. Le chiedo invece su Poli, se è finalmente convocato oppure no. È una buona sorpresa per voi, una buona realtà per noi, ci viene data mano, sta trovando condizione, chiaramente non giocando da tanto tempo. La condizione, quella di partita, ancora non c'è, non la vediamo, però le sue qualità, la sua capacità di gestione di palla potrebbe essere utile durante la partita e quindi comincia e arriverà anche il momento in cui farà prima degli spezzoni e poi delle partite, come ci auguriamo, anche lui utile alla squadra dall'inizio.
sempre parlando di singoli cittadini, Panada, sono a posto, cittadini, vabbè, in panchina Pisa, Panada è entrato, l'unico indisponibile è Bonfanti, quindi... Sì, sì, sono disponibili tutti e due, Panada è ritornato bene, è stato veramente male, una tossinite importante, e, però si è allenato bene, non ha accusato nulla, non prendeva antibiotici fino a pochi giorni fa, sta bene, si è allenato molto bene, e anche i cittadini, che è venuto a Pisa in panchina, ma vabbè, con noi si aveva fatto 3 giorni di allenamento, 2, e proprio per inserirlo adattamente anche lui a respirare l'aria di partita. Questa settimana ha fatto la settimana completa, non manca da un bel po' di tempo anche lui, discorso anche lui di riattivizzazione per ritrovare di nuovo il ritmo partita e entrare sempre meglio. Giovanni? Sì, no, volevo chiedere anche io ai cittadini, ma nel senso che se sta meglio, nel senso che comunque Silvestri e Pergreffi hanno fatto, insomma, delle buone prestazioni, hanno fatto vedere che comunque c'era molta intesa tra di loro, legata anche all'anno scorso, insomma, scindere questa coppia non si può essere. No, questo ovviamente gioca per questa coppia. Il calcio è fatto di momenti, momenti in cui uno fa molto bene. E questa coppia stanno facendo bene, non lo diciamo neanche ad alta voce, perché sennò ci attiriamo. Però il merito va fatto, va sfruttato i momenti. C'è anche De Maio che si sta allenando molto bene, ha fatto anche bene in coppa con la Cremonese. Sono selezioni valide. Chiaro che Cittadini era titolare, era anche uno di quelli che ha fatto estremamente bene. Adesso che si è, dopo una settimana che gioca bene, ci sarà anche per lui lo spazio sicuramente di riprendersi il posto. Poi il posto, il discorso di titolare, di chi gioca, ma anche proprio a momenti in cui la squadra sta facendo bene, la coppia sta funzionando bene, è giusto secondo me che continui a giocare con la coppia lì. L'utilità e l'importanza, però, dopo di farsi trovare pronti quando si è chiamati in causa, è quella che determina tutto, e si vede quella forza di gruppo, secondo me, che penso che noi sia acquisita anche da parte di noi arrivati completamente. Quanto riguarda la difesa, state lavorando, perché comunque diciamo dei difetti per riguardo del Modena che parte una partita preso sempre gol quest'anno. Solo parte la Regina, se non sbaglio. Sì, con la Regina. E contro la spada che in quel momento ha fatto 2 gol di tutti, andava 3 gol a tutti quanti fin qualche settimana fa. E noi lavoriamo sempre. Il calcio è fatto di momenti un po' particolari. Domenica per 75 minuti tolto il palo. E un tuffo di Gaino sul tiro di Sibilli mi sembra da fuori area, grosse situazioni non abbiamo subito. È un po' che non subiamo tantissimo, ci si dimentica, però alla fine pigliamo sempre il golletto. E questo è un dato di fatto, che nessuno elude, ma lavoriamo esattamente come abbiamo lavorato quella settimana che non abbiamo preso. Quindi sicuramente quando si difende, dico sempre, difende un reparto, difende una squadra, e noi abbiamo anche una squadra di buoni incontristi, prevalentemente incontristi in mezzo al campo. Quindi c'è un po' la qualità anche di categoria, che troviamo squadre, e un po' anche la mentalità nostra di giocarci le partite, cioè andiamo a giocare sempre e non facendo barricate o mettendoci dietro. Quindi situazioni ultimamente stiamo prendendo, c'è anche qualcosa di bravura dell'avversario, è chiaro che il calcio, compresi i gol che facciamo noi, qualche volta sbaglia l'avversario, e la capacità di punirli poi anche sta a noi, il calcio è fatto di questo. Però chiaramente quando col Como abbiamo vinto 5-1, ho detto che mi hanno dispiaciuto, mi sarà stata che mi hanno dispiaciuto aver preso quel gol, esattamente perché mi sembrava mentale anche troppo la difesa, al portiere, no? Di non subire il gol. Concentrazione, applicazione, cattiveria, questa è la ricetta. Non è che se riguardate che abbiamo preso gol su situazioni in cui la difesa ha lavorato particolarmente male. C'è il terzo di Cosucci a Pisa dove abbiamo sbagliato. Chiaramente abbiamo sbagliato sul quinto e dopo 5 minuti sul primo gol loro a Pisa con difesa schierata. Quindi più un errore individuale, forse anche di leggerezza in quella partita, come succede, di tensione che ci ha fatto perdere. Alcuni meccanismi lì, perché dopo abbiamo preso il rigore non dato, poi la Torre Grossa e la situazione analoga, cose che noi fuori gioco, così non lo facciamo di base, lì ci siamo un po' persi.
Chiedo l'ultima cosa, io sempre riguardo la difesa, con gli esterni la scelta è sempre quella, insomma, nel momento in cui giocarti, di un giocatore più di copertura, un po' come l'equilibrio che dicevi l'anno scorso, quindi Popolaro, anche se Okada aveva fatto bene le volte che ha giocato. No, ma infatti io penso che sia Paolo che Okada siano cresciuti molto in fase difensiva rispetto a prima. Chiaramente tutti e due sono portati prevalentemente ad aprirsi per andare a spingere, però Okada ha fatto ottime partite difensive, veramente, cioè non è un problema solo quello di dare un po' di solidità maggiore, questione anche un po' di esperienza in categoria, Popolaro, cioè, questa categoria l'ha fatta decisamente di più, anche lui ha fatto fatica un po' all'inizio, poi è entrato, ha fatto buone prestazioni anche lui, quindi di avere anche questa opportunità di lettura, ma penso che i giocatori intercambiabili a destra è una valutazione che farò anche per la partita di domani. Claudio? Viste due domande, la prima sul Palermo. Lei avrà visto sicuramente il Palermo, chiaramente, come sempre. Si è fatto un'idea del perché il Palermo, con una squadra effettivamente di buoni singoli, non ha ottenuto risultati migliori? No, non me la faccio, non mi permetto di entrare. Forse l'hai fatto sicuramente, ma in caso di dire. No. Ma guardi, io mi sono potuto parlare con Cittadella, no? Della squadra che ha giocato, ha cambiato tre moduli in partita. 3-5-3-2, poi ha fatto 3-4-2-1, poi ha giocato 4-2-4. Una squadra che ha provato in tutte le maniere a fare gol, ha preso l'incrocio dei pali e tutto. Questa è la squadra che ha battuto Genoa. Insomma, direi che era una delle squadre forse la più forte del campionato come potenzialità, ed era una squadra che ha dei valori, che ha dei valori importanti, e un po' in tutti i ruoli. Stura, questo è un giocatore che in questi ultimi anni ha fatto dei livelli tra Serie A e B ad alto livello. Brunori, un attaccante di rivelazione che ha un valore importante anche di mercato. Di Mariano ha vinto il campionato lo scorso anno con il Lecce da protagonista. C'è un nazionale numero, il suo nome è un po' complicato da dire. E gioca in nazionale rumena, cioè c'è una squadra che ha un suo valore, una ragazza dell'Alto Centrale Marconi, con tutto io la Cremonese, i Segre sono centrocampisti che da anni fanno la Serie B, sia lui che Bro a buonissimo livello, Savic è stato un buon mercato, l'ha giocato anche noi, è un giocatore di ottima qualità tecnica, quindi vediamo che la cosa nel suo complesso valida, le partite che ha fatto, non ho visto una squadra in difficoltà, questa è una squadra giocare a calcio, questa è una squadra propositiva. Poi i risultati, ripeto, quello che nel calcio qualche volta è capitato anche a noi di commentare dei risultati che apparentemente per la prestazione fatta sul campo non meritavamo. Quindi basta che quell'incrocio di pali, su posizione che ha preso il Palermo per l'incrocio pieno pochi minuti alla fine, e si trova quel gol e magari non si fa nemmeno questa valutazione. È una buona squadra, la squadra è tutto. Ricordatevi una cosa importante, in questo momento del campionato, in 5-6 punti ci sono 12-13 squadre, quindi ti puoi trovare nella parte alta e nella parte bassa, quindi veramente basta poco per cambiare. Quando dico che parliamo dei valori, merito loro, non so le loro problematiche, dopo dico sempre giocandoci contro noi, sta a noi poi a determinare l'andamento di partita, noi dobbiamo esserci in questa maniera anche. Di una concentrazione cattiveria come detto prima è importante. Seconda domanda è, sono due collegate insieme. La situazione di Bonfanti, questo ragazzo veramente sfortunato, tanto bravo quanto sfortunato, e collegata a questa c'è la possibilità che Azzi possa entrare nella rotazione degli attaccanti o solo in condizioni di assoluta emergenza come finali di piedi? No, ci potrebbe anche stare, perché io un po' pallino di questo ragazzo in determinate situazioni, in determinate partite, un po' più complicato in Serie B anche per lui, i movimenti bisogna farli un po' bene, se in C ci può anche andare un po' sulla individualità, qui è un po' più complicato, perché se è un giocatore di partenza e basta, ma si porti la partita di partenza, ci sta bene, Paolo Lazio è come attaccante, nasce come esterno alto di offensivo, quindi ci può stare che possa fare in questo. Però dopo magari anche per far giocare squadra, è questione di tempi, di movimenti, magari quelli li fa un po' meno bene. Bonfanti purtroppo spiace tantissimo, non ha nessun infortunio muscolare in questo momento, ha una contrattura muscolare, quindi fortunatamente si è fermato a Pisa in tempo prima che andasse ad avere problemi.
questa muscolatura è importante. E non so se un po' anche la tensione della partita lo porta a bruciare un po' troppo e trova questa situazione. Finora non è successo nulla, perché sì, non ho avuto un'altra volta, mi sembra, è stato fermo su una settimana per contratture, non per problemi importanti come la stagione scorsa che ha perso dei mesi, e quindi però dobbiamo gestire. È questione di gestione veramente, su di lui anche sugli allenamenti lo stiamo facendo, però delle volte non basta. Magari abbiamo giocato 45 minuti a Cremona, e 45 minuti lì poi avevi due partite dove ho bruciato a livello anche nervoso, qualcosa di più, e gli ha provocato questo. È chiaro che è un problema che dobbiamo gestire. E ci dispiace perché poi intanto dimostra ogni volta che gioca di essere un giocatore importante, perché la palla la caccia dentro e c'è, e questo lo sappiamo dallo scorso anno che è più con noi. E quindi noi abbiamo fatto molto affidamento su di lui, non siamo andati a cerca di altri giocatori con quelle caratteristiche di punta strutturata vicino a Dio. E quindi dovremmo essere molto bravi noi adesso ancora a gestirlo sempre meglio, come che adesso è preparazionale, volendo domani non forse lo porti in panchina, però è un rischio elevato, evitiamo, prepariamo sicuramente la prossima, ci sarà. Gestito col bilancino. E gestito il bilancino. Prego. Mister, vedendo, mi rilascio al discorso dell'emergenza offensiva, l'assenza di Bonfanti domani, valuta l'idea di rimettere Mossi Tremolata dietro all'unica punta, in questo caso credo più, o Falcinelli, visto che non ha tanti attaccanti anche da gestire durante i 90 minuti? Ma sicuramente sono tutte valutazioni che si fanno, compreso Giovannini che sta bene, compreso Masura. Se guardiamo un po' tutti i giocatori hanno giocato, non ce n'è stato nessuno che non aveva giocato dall'inizio, almeno che sia subentrato in partita in corso. L'ultima volta che ha giocato Mosti ha giocato ad Ascoli, è entrato, non se ne ricordo mai, quindi tre partite fa ha giocato, è giocato titolare a Genova, così come ha giocato lui e Massura a ridosso. Altre volte ha giocato Pacinelli e tutto, quindi c'è in considerazione, dipende dalla partita. Porto un esempio, Pisa, l'altro ieri è entrato Edoardo, è entrato lui per quel momento, mi serve a chi palleggia un po' di più, e lui ha questa capacità di palleggio, quindi in base anche alle letture che dai. Poi un po' di fisicità se serve, in Serie B la fisicità ha un peso importante, e Facinelli, al di là di un po' di esperienza in più e anche un po' più attaccanti, dovremmo anche avere un po' più attaccanti, avendo centrocampisti prevalentemente, no? Anche se si inseriscono proprio per disposizione di volontà tattiche di contenimento, quindi sul lettore tutto, però Nicola sta bene, dico la verità, l'ho provato anche lui in questi giorni come potenziale possibilità che parto dall'inizio, è un segno di risorse in campo, un ragazzo su cui io anche lo scorso anno ho sempre fatto il massimo affidamento e la massima fiducia, partite quasi importanti, quasi sempre giocato lui, quindi questa è la stima che io ho messo in confronti molto alta. Vai Jacopo. Mister, ha parlato del Palermo come una squadra che inevitabilmente ha dei valori, ma la classifica comunque dice che è la prima squadra che arriva al Braglia di media bassa classifica. Questo potrebbe spingerla ad avere un approccio ancora più aggressivo, a fare scelte, penso a Okada, ancora più offensive per mettere in difficoltà dall'inizio? Allora, il Palermo innanzitutto deve avere promossa come noi, ed è la prima sfida anche tra le due, tra me e promossa, per quanto ci riguarda noi. E io non è che voglio dipingere, io vedo che faccio una valutazione. In Serie B, squadre, può essere anche l'ultima in classifica, l'altro ieri hai visto il risultato, perché era l'ultima in classifica, in 10 vince 3-2, in trasferta in casa dei primi, punto. Quindi questa è la Serie B. È una partita difficile contro chiunque giochi, non esiste 3 punti in più o 3 punti in meno, siamo a parlare del nulla. Esiste una squadra che ha dei valori, una squadra che ha valori tecnici, bisogna vedere le partite degli avversari per rendersi conto di se sono mediocri o che hanno qualità. Io dico che è una squadra di qualità, ma non è per portarla, enfatizzarla o fare chissà cosa, è semplicemente per dire la mia opinione è che la mia squadra comunque contro chiunque giochi, noi non siamo il top del top, Manchester City, no, ok, siamo
e dobbiamo pensare a fare bene il nostro contro una squadra che ha un valore. Sembra rispettabilissimo che se oggi fossimo la 30ª di campionato e l'ultima, ci mancherebbe, anzi, sempre rispetto massimo e massimo metà con cui si affronta. Poi vengo alla domanda su Okada: se dovessi giocare Okada, non gioca perché spingiamo di più. Per Okada, prima cosa è un difensore, non dimentichiamo la cosa dei ruoli, deve saper difendere bene. Poi deve anche nel calcio di oggi, ma anche quello di ieri, non era tanto diverso, saper giocare a pallone anche quando ce l'hai. E quindi va. Quindi Okada oggi, se domani dovessi giocare, è perché mi dà garanzie in fase difensiva, cioè non giocherebbe. Dovessero giocare a 5 loro, quindi deve avere magari, ecco, quella potrebbe essere un pensiero tattico di cui metti un giocatore che magari può andare per caratteristiche va a spingere di più. Ma se si è abituato a fare Paolo Azzi, che è un'ala di nascita, Okada che è un difensore, deve saper difendere. Quindi domani, non so se gioca Popolano o Okada, se gioca Okada è perché è in grado di fare la fase difensiva bene e dopo anche per offensiva, con caratteristiche leggermente di più passo rispetto a Popolaro, che non è uno che non va a spingere, va a spingere anche Popolaro, è uno che si propone tranquillamente. Fare con domande? Volevo chiedermi come avete trascorso questa settimana dopo i torni di Pisa, come ha visto la squadra, è riuscita a buttarsi alle spalle quello che è successo oppure è rimasto qualcosa dentro? Ecco come ha visto la reazione della squadra. Non è rimasta una cosa dentro, perché quando ci siamo ritrovati la prima cosa che abbiamo parlato, non esiste problemi arbitrali, dobbiamo andarci dentro noi, questo sia ben chiaro. Il discorso è a fine partita, si fa uno sfogo, si esamina delle situazioni avvenute e poi la partita si esamina la partita, quindi la squadra è proprio. Ecco, deve stare solo concentrato su questo, nessun arbitro, non esiste niente. Noi da lunedì, martedì mattina, quando ci siamo ritrovati, abbiamo parlato solo esclusivamente della prestazione, non dell'arbitro. L'arbitro è stato citato proprio, non è una cosa che ci interessa. Sbaglio io, sbaglio i miei calciatori, può sbagliare anche l'arbitro, e basta. Si è finita la partita a caldo, è normale che domande o valutazioni siano diverse. Poi, finita lì, quando si torna qui dentro, si parla solo di quello che sono le cose che sono funzionate bene, quelle che sono andate meno bene, e cerca di limitare ancora di più gli errori che stiamo facendo.